Missione compiuta, Fabrizio Corona è riuscito a riconquistare Silvia Provvedi. Dopo circa un mese di tempesta, sulla coppia sembra essere tornato il sereno, prova ne sono i baci e le tenerezze che i due si sono scambiati a Roma, in occasione dell'inaugurazione di un negozio dove la cantante delle Donatella si è esibita come DJ. Sono ancora innamorato di lei, aveva dichiarato il fotografo due giorni fa a Verissimo. Io l'ho delusa quando sono uscito di prigione, ha perso amore e stima in me. Farò di tutto per riconquistarla. Leggi anche Fabrizio Corona, con Belen la storia più importante della mia vita. Paradossalmente i problemi sono cominciati poche settimane dopo la scarcerazione di Corona, il 21 febbraio scorso. Fino a quel giorno tutto era filato liscio, tanto che Silvia aveva addirittura rivelato di un possibile matrimonio in vista, mi ha chiesto di sposarlo e io ho risposto subito sì, erano state le sue parole al magazine, in famiglia. Vogliamo avere presto anche un figlio. È il momento che io riprenda in mano la mia vita con la persona che amo. Il mio pensiero adesso è che lui si tenga a distanza da ogni tentazione. Purtroppo però, a metà aprile, Corona non ha resistito a rivedere a cena la sua storica ex fidanzata, Belen Rodriguez, scatenando le ire della fidanzata. Solo due chiacchiere con un amico in un ristorante, aveva precisato subito la showgirl argentina su Instagram. All'apparenza, in effetti, non c'era niente di clandestino, ma quell'incontro fu sufficiente per alzare un polverone di polemiche. Silvia ha lasciato l'appartamento, affermarono sicuri da mattino 5, lasciando presagire un'imminente chiusura ufficiale del rapporto. E invece i due si sono chiariti e, un po' a sorpresa, si sono concessi una nuova uscita pubblica insieme, per firmare la pace con un bacio. Leggi anch'io, tu. L'altra, salta il matrimonio di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi.